allo Yacht Club ci sarà grande movimento. Sì, grande movimento. La federazione ha deciso di spostare una parte delle squadre a fare allenamento a Cagliari in preparazione dei mondiali di Perth, che sono appunto per le squadre olimpiche un momento molto importante, perché sono il primo momento in cui si selezionano le nazioni e quindi si acchiappano i posti per le olimpiadi. E quindi niente, insomma, viste le condizioni climatiche abbastanza favorevoli, la nostra, diciamo, tendenza ad avere più vento che altre località. Più vento che freddo. Esatto, più vento che freddo, allora ha spinto, diciamo, ci riporta con le squadre in Sardegna, precisamente a Cagliari. Chi è che ha spinto politicamente questo? Non è una scelta politica, è prevalentemente una scelta tecnica. Ricordiamo che il 470 sono qui ormai dal 2009, il femminile sempre, il maschile ha fatto il 2009, quest'anno torna col pieno delle squadre, maschile, femminile e juniores. In più ci sono ritorni, diciamo, di fiamma, se così si può dire, vengono le tavole che sono già state qui nel 2009 e con le tavole arriva a questo punto anche la famosissima Alessandra Magica Sensini, avremo la Sensini anche. La Magica Sensini con Paolo Ghione, sappiamo che anche per lei è un ritorno, Paolo conosce benissimo il posto e vengono volentieri a fare del lavoro qua, si portano dietro anche degli equipaggi stranieri e sarà un bel movimento, arrivano tutti i laser, maschile, femminile, diciamo la novità rispetto al passato è che in questo momento c'è la scelta, c'è l'idea di far lavorare insieme uomini, donne e juniores, un po' per iniziare a guardare al futuro, per cui di molto interessante ci sarà che vedremo i giovani a stretto contatto con, diciamo, i grandi baroni della vela olimpica. Iniziamo i primi allenamenti il 3, andiamo avanti il primo modulo di lavoro fino al 12. E poi, insomma, diciamo, a periodi alterni si va avanti fino a metà di novembre per i primi che partono, per quelli che invece vanno avanti ancora finiamo col 20 di novembre, perché le partenze per Perth sono sfalsate in quanto le classi non regatano tutte insieme, qui c'è chi parte prima per l'Australia e quindi andrà via prima da Cagliari, chi parte dopo si tratterrà ancora un po' qua a fare dell'allenamento. Purtroppo al momento nessun sardo dentro queste squadre, ci sarà qui che si allena con il laser, vedremo impegnato anche Enrico Strazzera, probabilmente anche Giovanni Meloni, anzi direi sicuramente sarà della partita, di là vedremo qualche ragazzo delle tavole partecipare, insomma, all'attività. Però al momento non abbiamo equipaggi sardi coinvolti nei giochi olimpici, insomma.